Buona ragazzi, ciao da Nicke, bentornati qua su Tropico 5. Allora, ultimamente mi avete detto che dovrei abbassare un po' il volume del gioco. E allora abbassiamolo un pochettino, così non vi dà troppo fastidio. È da un po' che me lo dite che è un po' forte. Allora, eccoci qua, dove eravamo rimasti? Stavamo costruendo la azienda e poi stavamo facendo il programma nucleare, ragazzi. Perfetto. Allora, io effettivamente vorrei passare alla prossima era, così che sblocchiamo tutto, tutto, tutto. Ma intanto che cos'è questo? Non voglio alimentare false speranze. Ah, che me frega, ne ho tanti di hotel, lasciamo perdere. Voglio invece... Presidente, sì. Sono molto felice che tu abbia scelto questa via per porre fine alla guerra, come lo sono i militaristi. E il mondo smetterà di ridere per le dimensioni dei nostri missili. Se avremo il razzo più grande di tutti, le ragazze verranno tutte da noi e lasceranno perdere le superpotenze. Eccetto, a loro piacciono i razzi grossi, no? Va bene, allora, programma nucleare per passare alla prossima era. E alla fine ci siamo quasi. 11% e passiamo alla prossima era. Non è un problema, mettiamo il gioco veloce e andiamo dritti dritti alla prossima era. Anche perché qua oramai con le ricerche abbiamo quasi finito. Quindi mi pare giusto che passiamo all'era moderna. Oh, a che punto siamo qua? Oh, la scienza è pronta, vai. Bene, e qua il programma nucleare, come siamo combinate? Dai, forza. Ancora il 6%. Ancora il 6%, raga, e ci siamo. Direi, eh? Lo vogliamo completare, per favore, che voglio passare all'ultima era. Boh, ci vuole un po' di tempo. Eccolo. Ok, ragazzi, siamo arrivati ai tempi moderni. In questa era puoi costruire tutto quello che ti pare e piace. Mentre infuria il nuovo dibattito fra nazionalisti e globalisti, io mi schiero in campo con i secondi. Sulla spiaggia e al Jolly Roger io do il benvenuto a tutti, a prescindere da età, sesso, etnia, religione e abilità con il surf. L'unica cosa che vi chiedo è di essere belli o fighi, o tutte e due le cose. Allora, vengo. Allora, come siamo combinati qua? Programma nucleare, questo a che serve? Che serve il programma nucleare? Riduce il rischio di invasione straniera. Ah, serve solo per intimorire le forze straniere. Oh, il milione di dollari superato. E stiamo giocando alla difficoltà massima. Forza, li spariamo sti missili. Mo se cagano tutti, pure gli americani. Guarda, vai. Allora, che è? Vediamo un po'. Stiamo per entrare in una nuova era di conoscenza. Oh, costruisci un laboratorio scientifico più 10 a tutti i rapporti con l'estero. Ottimo! Un laboratorio scientifico. Ora, raga, abbiamo sbloccato tutto, eh. Abbiamo adesso la possibilità di creare qualsiasi cosa. Che stavamo a dire? Laboratorio scientifico? Eccolo qua. 110 di corrente, ma dovremmo avercela. Allora, tutto quello che ha a che fare con la scienza, dove lo andiamo a fare? Fabbriche... momento. Mi ritaglio una piccola zona scientifica. Vai, mi ritaglio questa zona scientifica, la famo. Quindi ci mettiamo un po' questo. Le residenze mo abbiamo... No, ancora no, perché... Ancora l'appartamento moderno non l'abbiamo sbloccato, però comunque ci mettiamo qualche appartamento classico per chi lavorerà in questa zona. Ci mettiamo poi, beh, un ristorante per chi ha voglia di mangiare qualcosa. Ci mettiamo poi giusto. Mettiamoci un supermercato. Perché io penso che sta zona la farò diventare un po' più grandicella. Un altro ospedale credo che ci sta. Perché comunque, ragazzi, anche se l'ospedale si trova lontano da dove si trova la maggior parte della gente, credo che comunque poco conta. Oh, ma vedete che ci stanno problemi, che manca sempre qualcuno in questi benedetti ospedali. Sono infuriato, non posso... Vabbè, sti ribelli ci hanno rotto. Dove sono? Qua?
Sti quattro topolini. Ah sì, ma che vuoi che sia? Via, 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 non scocciate. Mi vogliono tirar giù una fabbrica, pensa te. Dove ero rimasto? Stavamo creando queste quattro cose. Sì, appunto, stavo a dire, mettiamo un attimo piano, che nel supermercato manca sempre qualcuno. I globalisti non sono contenti della situazione, vecchio okay. mio. Sai qual è il modo migliore per farli felici? La dinamite. Allora, questo è interessante, raga. Demolisci l'ufficio doganale per guadagnare più 15 con i globalisti. Se noi andiamo a guardare le fazioni, i globalisti, sì, c'è da guadagnare. Però togliendo l'ufficio doganale, giustamente, ci perdiamo le entrate dei soldi. Ma c'è un trucco. I globalisti. Sì, allora, demoliamo l'ufficio doganale, ragazzi, sempre se mi ricordo dove l'ho messo. Dove diamine ho messo l'ufficio doganale? Dov'è? Non lo vedo. L'ufficio... Dov'è che ho messo l'ufficio doganale? Va bene, se non lo trovo c'è solo una soluzione. Edifici. L'ufficio doganale, come caspita si chiama? Materie, no, industria, no, residenziale. Media, economia. Ufficio doganale, eccolo qua. Demolisci. Ah, eccolo qua, ok. Allora, una volta che lo demoliamo basterà ricrearlo e buona, insomma, e si risolve il problema. Ok, l'ufficio doganale non c'è più. Quindi lo rimettiamo. Boom. Ci guadagniamo più 15 con i globalisti. Lo ricreiamo subito, l'ufficio doganale. Bank. Fatto. Rimettiamo i suoi potenziamenti. Insomma, ci è costato un $20,000, poco più, ma ci abbiamo guadagnato più 15 con i globalisti. Visto? Che so pure tanti, 688 votanti, quindi non è male. Vediamo un po', allora, adesso che siamo nell'era moderna, praticamente vedete che i rapporti internazionali sono America, Russia, Medio Oriente, Cina e Unione Europea. Meno male, stiamo andando bene con tutti. Qui abbiamo le ambasciate. Possiamo tranquillamente invitare chi ci pare e piace nell'ambasciata. E ho lasciato spazio apposta per poter creare le restanti tre ambasciate, così che possiamo invitare tutte le superpotenze. Andiamo un po' su commercio. Abbiamo tre navi disponibili. Intanto stiamo importando tutto questo. Ma a me interessa vedere se possiamo esportare qualche cosa. Questo è interessante. Prodotti elettronici. Prezzo base 9.000, li vendiamo a 14.000. Prodotti elettronici. Ok, voglio esportare i prodotti elettronici, ma al momento non stiamo producendo nessun prodotto elettronico. I prodotti elettronici, eccoli qua. Fabbrica di elettronica. Quindi andiamo ad aggiungere le fabbriche di elettronica. Per questo che c'ho sta piccola area adibita alle industrie. Ok, 220 consuma. Quanta energia? Oh, energia ne ho 80. Allora facciamo un'altra fabbrica di elettronica. Due fabbriche di elettronica. Qui stiamo a fare il laboratorio scientifico. Oh, abbiamo una casetta pronta, bella piena, quindi non male. A proposito, molti di voi mi dicono sempre: oh Nick, ma sai che hai molti sfollati? Comunque, fedeltà dell'esercito 88%, non male. Allora, vediamo un po' quanti sfollati abbiamo. 352 su 1600, insomma. Abbiamo 1300 comunque persone che hanno casa e 350 non ce l'hanno. Se volessi migliorare questo fattore, devo cercare le baracche. Allora, qui ci sta qualche baracca. Chi sono sti tizi? Turisti, lol, forte. Allora, se voglio sistemare questa situazione, andiamo ad aggiungere un po' di appartamenti. Effettivamente qui non ce n'è in zona appartamenti.
Ok, continuiamo con questa stradetta. Oh yeah. Ok, quindi l'ideale è che ci andiamo a mettere qualche appartamento qua. Ok, un paio di appartamenti, poi credo che ci vuole sempre il solito. Ma io ci metterei quello più piccolino, non il supermercato, no, perché questo richiede sempre. Questo richiede, il supermercato richiede gente scuola superiore, eppure non si sa perché non li trovo mai. Non lo so, la gente pare che non guadagni abbastanza e se ne va a lavorare altrove. Vabbè, mettiamolo lo stesso. Supermercato. La cattedrale? No, mamma mia, dai, no, mettiamoci una chiesetta piuttosto. Una chiesetta. Giornale ci sta, eh? Sì, giornale ci sta, che qui a quanto pare c'è il solito problema della libertà. Oppure ci mettiamo direttamente un bel canale TV in questa zona, non sarebbe una cattiva idea. Ok, un canale TV qua e magari, guarda qui, la zona è terribile. Questa zona è terribile. E un ultimo, no, perché poi non ne possiamo mettere altri. Possiamo mettere fino a tre antenne TV in tutto. Quindi dobbiamo farcele bastare in un modo o nell'altro. Ok, quindi, oh dai, l'RS, no, vabbè, non c'ho voglia di buttare i soldi, anche se ne abbiamo tantissimi, però non mi piace buttare via i soldi. Le banche, oh, giustamente noi siamo dei veri e propri capitalisti, quindi la banca ci sta, però qui ne abbiamo due, devo trovare dei posti in cui mettere le banche. Voglio dei luoghi belli. Oh, questo non è un brutto luogo teoricamente, potrei mettere un po' di banche anche qua. Magari vediamo. Devo trovare. No, io ne voglio mettere un po' di banche. Un bel po' di banche vorrei. Ho tutto qua. Ah, questo è il massimo. Non lo sapevo. Ah, un'altra cosa interessante, ragazzi. Ok, insomma, il numero massimo di banche l'abbiamo messo. Poi vi. Aspetta, tra un attimo vi parlo di quest'altra cosa interessante. Ma prima completiamo la questione banche. Ecco, perché appunto c'è questo. La banca genera dei profitti per ogni turista sull'isola. E sta cosa la dobbiamo attivare perché ora iniziano ad arrivare un po' di turisti. E lo stesso dobbiamo fare con queste altre due banche che mettiamo qui. Vi stavo a dire, raga, l'ufficio genera soldi in base a quante persone abitano in una certa zona. Ora vedete che qui ci stanno un mucchio di case, quindi mettere un ufficio qui dovrebbe darci parecchi soldi. Dovrebbe far soldi. Vorrei trovare un posticino buono in cui piazzare sì, la banca, non è una banca. Ok, lo mettiamo lì, dai. Allora, mettiamo l'ufficio, fa un bel po' di soldi, però dovete stare molto attenti con l'ufficio. Perché l'ufficio, do caspita, sta. L'ufficio non conviene metterne più di uno in una zona. Perché se ne mettete due, uno fa soldi, l'altro non ne fa. Quindi andateci molto piano con gli uffici, senza esagerare. Ora, riguardo alla situazione qui, non ci stanno. No, niente da fa. Mettiamoci allora questi. Oh, io ci metterei. No, qui mo ci vogliono quelli piccoli. Ok. Boh. Ok, un ufficio. Mettiamo come sempre denaro al massimo. Poi Cineplex. Penso che sto coso qua è nuovo e quindi. No, ma mi devo tagliare una nuova area sempre turistica. Ma direi che questa è una buona area. Mettiamo un bel Cineplex. Ci mettiamo come sempre qualche giardinetto. Per attrarre, per abbellire. Ok, qualche giardinetto così. Riguardo alla spiaggia, che ne dite? Ma sti cosi veramente soldi mi pare che non ne fanno. 199. No, vabbè, un po' di cose li tengo sempre per i turisti. E un po' di, cioè, un po' di cose per i turisti, ma anche un po' di cose per i cittadini normali che se ne vanno un po' a
a divertirsi, no? Quindi tipo questi li metto per solo turisti e quegli altri due li teniamo per tutti, perché altrimenti si abbassa la felicità dell'intrattenimento, diciamo. Ok, comunque sti cosi, ragazzi, il club del deltaplano fa soldi. Vedete che fanno parecchi soldi, eh? Qualcuno di voi mi ha detto: Nick, ma sti cosi li devi mettere in un posto alto. Ma comunque, raga, se guardiamo qui il posto, non è che... Ok, questa zona sì, è in alto, ma a dirvi la verità, non so se qui ci si può costruire. Terreno sconnesso, qui non si ci può... È un'area, questa è inutile, in cui non ci posso costruire. Quindi alcuni di voi mi dicono: Nick, ma te il club del deltaplano lo devi mettere in alto. Però come vedete, le zone alte non sono edificabili. Quindi non c'è scelta. Il club del deltaplano va messo per forza di cose in basso. Almeno è questo quello che ho capito. Comunque, lo stadio, mo ci sta lo stadio. Ma io poi queste zone qua le dovrò prima o poi un po' togliere, non mi piacciono più. Comunque lo stadio qui ci può stare, eh. Ma però veramente lo metterei nella zona turistica, dai, che mi piace di più. Facciamo così, lo mettiamo qua. E poi qui mi lascio sto poco di spazio avanti, che ci metto una bella stradetta dietro. Poi ci mettiamo come sempre i giardinetti per abbellire quanto più possibile. La paga al massimo come sempre. Il gioco è già messo veloce. Allora, un paio di residenze, eccole qua. La gente inizia ad avere un posto dove andare a dormire, un posto migliore. Ah giusto, gli editti, oh, abbiamo anche le leggi queste adesso dell'era moderna. La verità non mi interessa niente, a parte questo forse. Programma di trasporto, riduce il numero di persone che usano le vetture. Questo non è una pessima idea. Questa non è una pessima idea. Mantenimento mensile solo 35, un cavolo, non costa niente. Perfetto. Ok, quindi magari ci saranno meno macchine, però giustamente facendo così, come si dice, i camionisti avranno più strada libera, no? Viaggiano meglio. Oh, ma qui manca sempre qualcuno che lavora, mo comincio a chiamare un po' di gente per lavorare. Avanti, fuoco, io mi sono scocciato, dai. Allora, oh, abbiamo il laboratorio scientifico, ragazzi, l'abbiamo creato. Il laboratorio praticamente fa punti ricerca, così che la ricerca va più veloce. Allora, tra non molto sblocchiamo la porta aerei. Poi direi che mettiamo gli appartamenti moderni, gli hotel con le terme, l'aeroporto moderno. Che ci mettiamo? Vabbè, ma poi alla fine... Alla fine non c'è molto. Queste ultime tre scelte si possono sempre, sempre, sempre ricercare. Praticamente ricerca per... Insomma, una volta finita la ricerca si possono ricevere soldi sul conto svizzero, oppure soldi direttamente in cassa, oppure una struttura gratuita. Mettiamo soldi sul conto svizzero e via. Ok, quindi abbiamo messo in coda tutte le ricerche possibili. Presidente, per la prima volta sento il desiderio di sapere. È una cosa bellissima. Voglio condividerlo con tutti quanti. Editto iniziativa di ricerca globale. Che cacchio è? Editto... Eh? Ricerca globale. Che cos'è questa ricerca globale? Non ne ho la più pallida. Aspetta, non lo sto editto. Ah, questo è. Riceve punti di ricerca bonus da tutte le superpotenze. Ah, beh, non è una cosa cattiva, vai. Presidente. Sì, sì, sì. Ok, ricevo punti di ricerca bonus. Beh, non è una pessima idea. Splendido! Più globalisti sull'isola, grazie. Quindi dovremmo sbloccare le cose un po' più in fretta, no? Boh. Ok, come va con i porti? Soldi li stiamo a fa'? Ma sì, i soldi li stiamo a fa', dai. Sì. Ok, con i soldi d'altronde non è un problema. Qualcuno di voi, Nick, forse... Qualcuno di voi mi ha detto: Nick, guarda che mi sa che non bastano più i camionisti.
Allora, facciamo una cosa riguardo ai camionisti. Ci vuole una stazione di polizia perché è un problema sempre. Non so perché i cosi dei camionisti creano problemi riguardo alla sicurezza. Quindi ci mettiamo una bella... Cos'è qua, no? Ah, non ci posso costruire qua? Ma tu guarda. Quindi quella strada l'ho messa lì tanto per nessun motivo, va. Vabbè, allora mettiamo i camionisti lì, cioè i camionisti, mettiamo questo qua. E poi ci aggiungiamo qualche deposito, vai, uno. Due, tre, quattro, vai, quattro depositi dovrebbero Presidente, bastare, incombe una nuova era nel mondo della guerra moderna. che è? Con la scoperta della balistica possiamo essere certi che tutte le bombe centreranno il bersaglio e che chiederanno ai civili di allontanarsi dall'area prima di esplodere. Ok, abbiamo sbloccato la porta aerei, questa ci difenderà dai ribelli, dai vari nemici, da qualunque cosa insomma scoccia. La andiamo a mettere qua. La mettiamo davanti a questo che non dà fastidio. Ecco la porta aerei, ragazzi, con gli aerei, ovviamente. I caccia. È aggiornabile. Bombe intelligenti, migliora i danni inflitti con i bombardamenti e riduce la possibilità di causare danni collaterali. Ovviamente la mettiamo. Qui ancora c'è del petrolio, quindi ancora non demolisco nulla. Ah, giusto, la fabbrica di elettronica, vai. La fabbrica di elettronica. Ci vuole bauxite ed oro per far funzionare il tutto. Bauxite ed oro, quindi aumentiamo l'acquisto di bauxite ed oro. Quindi per aumentare l'acquisto di queste cose praticamente andiamo ad aggiungere altri porti. Aggiungiamo le strade. Vai, costruzione mega rapida. Le elezioni incombono. Sì. Che è? Cos'è? Sembra che questa novità della scienza moderna piaccia a Ricerca tutti. la Bene, tecnologia spingiamoci futuro ancora. svizzero, va bene, futuro svizzero. Deve essere qui da qualche parte. Ah, sì, qua è l'ultimo, vabbè, non importa. Ok, quindi oro e bauxite, quindi andiamo un momento. Questo è interessante, raga. Compriamo i prodotti elettronici dalla Cina a 6.000 e li vendiamo all'America per 14.000. Affari d'oro! Ok. Mettiamo tre navi che comprano... Anzi, facciamo sei navi. Perché io le sto creando pure. Io ci vorrebbe un'altra nave per comprare e esportiamo. Vai, famo un altro porto. Famo assolutamente un altro porto. Vai, 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 commercio. Oh, e i navi dove stanno? Vai. Commercio, prodotti elettronici, vai! Compriamo a poco e vendiamo a tanto. Ottimi, ottimi affari. Dovremmo fare un botto di soldi, raga. Non è una pessima idea. Quindi, ah già, vero, mi sto dimenticando che devo anche... Sì, no, ho bisogno di altri porti, però. Dove li mettiamo? Oh, perché non ci sta? Tu guarda. Ma quali oggetti sottostanti? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Costruzione, costruzione rapida. Commercio. Quindi avevo bisogno di più oro e ancora più bauxite. Soprattutto mi sa la bauxite. Compriamo un po' più di bauxite. Perfetto, raga. Quindi così facendo queste fabbriche, perché al momento queste fabbriche non stanno a fare soldi, tranne questa che finalmente sta a fare un po' di soldi. Perfetto, dai, gli affari cominciano ad andare.
Ok ragazzi, direi che per il momento ci fermiamo qui, spero che questo gameplay vi sia piaciuto, stiamo espandendo i nostri affari ragazzi, stiamo a fare un mucchio di soldi e a poco cerchiamo di aumentare, di far contenti quante più abitanti possibile. Quindi ragazzi mi raccomando come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un pollicione in su, ci becchiamo presto ragazzi.